questi bimbi qua sono adulti, stanno giocando con le macchine telecomandate, bruciati totalmente. Boys and girls, we are in a scary place. We have the serpents, of course, the octagon, the triangle, but there's even more an important triangle here. Here's Lucifer with the fire. Welcome to Egypt. Qui sicuramente fanno riti satanici. Ci troviamo esattamente. Vediamo un po'. Villa Campetta. Oh, lo vedi? Non ci manca niente. È veramente molto pulito. Bello, no? Questo è lo spazio. This is the construct. Sto parlando da solo, non ti preoccupare. Con la telecamera. Fine, it's over. I tried. Ci ho provato. Sono circondato di morti. C'è poco da fare. E beh, immancabile ovunque mi trovi la pecora. Questa è la variabile a quattro zampe, diciamo. Ecco, guarda che roba. Quelle a due zampe invece sono... Questo è un gruppetto deciso. Che ha fatto a Roma? E praticamente ha pareggiato perché Coso si sentiva male, poi ha cambiato, ha messo quell'altro, poi un minuto dalla fine praticamente ha segnato, no, ha preso il palo, aspetta, i scacchi hanno delle regole, no? Cioè ogni pedina ha un modo di muoversi e non è che può tipo inventarsi le mosse, no? Per esempio il cavallo va ad L, no? Se uno vede il gioco degli scacchi, per esempio, la pedina che può fare le mosse più... che ha più libertà di muoversi, diciamo, è la regina, no? Chi ha ideato il gioco degli scacchi ti ha limitato già come pedina al tipo di movimento che puoi fare, no? Noi tutti dobbiamo prendere dei ruoli, per esempio, per poterci muovere in questo sistema. Faccio un esempio, no? Se uno dovesse protestare per un qualcosa, no? Perché non gli va bene qualcosa, deve per esempio prendere il ruolo di ecco. Si è incazzato. Dobbiamo entrare in questo ruolo che vuole il sistema, no? Cioè tu per esempio come essere umano, per esempio, non è che puoi andare qui per esempio e piantare un albero e mangiartelo con le tue forze, tutto quanto non lo puoi fare perché le regole del gioco non te lo permettono. Poi se tu hai tanti soldi, per esempio, ti puoi permettere di comprare i terreni migliori e con quei terreni puoi farci altri soldi. Però questo non cioè diciamo che le regole del gioco sono un po' tarate male, diciamo. Se noi capiamo che praticamente chi ha inventato il gioco fa in modo che tu per fare qualcosa lo fai solo come dice lui, cioè se noi capiamo questo abbiamo capito tante cose. Ragazzi, sempre la stessa cosa, cerco di dire sempre la stessa cosa in modi diversi. Siamo in una gabbia. Chi ha strutturato questo manicomio l'ha strutturato in modo che noi giriamo così inutilmente, andiamo a votare come deficienti, no? Tutte le volte e non si arriva da nessuna parte. Perché ci caschiamo ancora tutte le volte? Com'è possibile che i zombie, vedendo questi truffatori, non capiscano che li stanno fregando? Lì capisci che sono controllati mentalmente, perché non è possibile essere così stupidi. Cioè ci cascano tutte le volte. Tutte le volte li fregano. Cioè, com'è possibile la persona non riesce più, guardando negli occhi una persona, a capire che la sta fregando? Apposta dico che sono controllati mentalmente, manco lo sanno. Che non è possibile fregarli così facilmente questi. Sarebbe la pineale, quello che ci hanno fulminato a noi. Octagon, guarda. Schiavi a Rebibbia quando entrano vedono i loro padroni. Allora, guardate ragazzi, qui c'è scritto: in arte c'è bisogno di verità, non di sincerità.
Qui sono gli artisti che il sistema sceglie, perché questi così coglioni che non dicono niente. Noi siamo in una gabbia, questi guarda che cazzo fanno. Guarda che cazzate. E che avresti fatto, malato di mente? Che avresti fatto? Schizzata di mente, perché non parli della gabbia? Malata di mente? Julian Rosenfeld? Pedina. Palazzo delle esposizioni, guarda. Ha fatto con Photoshop, ha preso copia e incolla così, no? Ha spostato così, ha fatto questo vomito, e questo vomito è arte. Mentre la gente muore qua, non c'è più un cazzo, siamo alla frutta proprio. Come si sta comodi, eh? Ora lo metto anche lì dove metti la mano, non me ne frega niente. Eleganti e bellissimi fuori, morti dentro, davvero. Guardiamo con quanta cura ha scelto il calzino il zombie. Sono calzini colorati. Lui è elegante. Lì c'è un bagno, c'è scritto WC. Arriverà il giorno che lo faranno lì dove stanno. Ecco l'altra zombie di sesso femminile, tutta elegante. Verde, verde. Verde. A sinistra c'è la verde, da destra c'è la da Roma, giallo rossa. Che elegante, guarda com'è pulito. Mica come me, oh.